Credo che andare contro il mondo intero, contro tutto e tutti, solo per realizzare il proprio sogno, sia una dimostrazione di grande forza. Ma vale la pena distruggere il mondo solo per riavere nella propria vita una sola persona? Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of MAD, manga, anime, dintorni. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Qualche sera fa ho posto la stessa domanda a un'altra persona: se ci fosse modo di salvare la persona a te più cara, anche proprio andando contro qualsiasi cosa, tu non faresti di tutto pur di riportarla in vita? La risposta è stata sì. Quindi, se nella realtà noi potessimo fare questo, perché dobbiamo discriminare il personaggio di Gendo Ikari per questo? Non fraintendetemi, Gendo Ikari è un pezzo di merda, sotto moltissimi aspetti, come persona, come padre, ma in teoria come marito è stato un bravo marito. Anzi, è stata proprio la perdita di questo elemento, ciò che lo rendeva un marito, che l'ha reso quello che è. La perdita della moglie Yui l'ha reso effettivamente ciò che era quasi in precedenza. Gendo, nell'ultimo film, fa una cosa che effettivamente non fa praticamente mai. Parla, ma ancora di più, cosa che proprio distaccato dal personaggio totale, parla con Shinji. In quell'ultima parte del film abbiamo ricevuto un sacco di informazioni su Gendo, un sacco di roba buona su Gendo. Gendo ha descritto tutta la sua infanzia. Da bambino era un bambino distaccato, l'unica cosa che gli interessava era la conoscenza e il pianoforte, due cose che gli davano soddisfazione e che lo tenevano lontano da tutto il resto del mondo. Coprirsi le orecchie con le sue cuffiette lo distaccava dal mondo e lo teneva concentrato su ciò che era importante. Ma quando arriva a studiare con Fuyutsuki e conosce Yui e anche Mari, Gendo scopre un mondo bellissimo. Capisce che essere solo non è poi così bello. Inizia a vivere una vita insieme a Yui fino al giorno in cui la perde. Ed è lì che Gendo scopre un'emozione che non aveva mai sofferto prima: la solitudine. Gendo è sempre stato solo, gli è sempre andata bene così. Eppure perdere la persona più importante per lui gli ha fatto capire che gli mancava veramente qualcosa. Ed è a quel punto che Gendo decide che tutto non vale niente se non c'è Yui. Gendo è disposto ad uccidere pure Dio pur di riportarla in vita. Questo è un proposito bellissimo per un personaggio. È sempre stato quello il proposito di Gendo: riportare Yui. Il punto è, ci sarebbe riuscito? Facciamo una piccola analisi. Nella serie del manga e in The End of Evangelion vediamo che Gendo purtroppo non ce la fa. Gendo aveva assorbito il corpo di Adam, era diventato effettivamente qualcosa di più di un semplice umano, ma Rei, fondendosi col gigante bianco, gli ruba Adam, gli ruba l'ultima speranza di rivedere Yui e alla fine lo fa morire, un po' come tutti gli altri. A questo giro, Gendo però non assorbe il corpo di Adam, ma si fa portare da Kaji la chiave di Nabucodonosor. Non lo so, non è troppo difficile da dire. La chiave di Nabucodonosor. Un po' più complessa, no? Per semplificare questo. E a quanto pare assimila questa chiave invece del corpo di Adam. Ma facciamo un doveroso altro salto indietro. In un altro mio video io ho parlato della coscienza angelica, ovvero che tutti gli angeli fanno parte di una grande mente collettiva che sa cosa succede in ogni loop. E questa volta non me ne frega un cazzo, anche Kaoru ha confermato la parola loop infinito, in cui lui
è chiuso. Ma, in ogni caso, non è detto che anche gli angeli non facciano parte di questo suddetto loop. Tant'è che molti angeli riappaiono più volte in tutta la serie, mentre altri non appaiono più. Quindi, nella serie precedente, Gendo, avendo assorbito il corpo di Adam, è entrato, in teoria, in questa mente collettiva, ha assimilato parte di questa conoscenza. Ed è per questo che il piano dei rebuild è diverso rispetto a quello della serie originale. Non sfrutta Lilith, sfrutta qualcosa di ancora più grande. Aprire le porte del Golgotha, arrivare oltre quel portale e arrivare a il nucleo centrale del mondo, sorpassare Dio, sorpassare l'universo stesso per poterlo ricreare solamente per avere Yui, la sua utopia perfetta. Niente poveri, niente ricchi, niente discriminazione razziale, niente discriminazione per etnia, tutto perfetto, tutti uguali, solo e solamente per avere Yui però. Il rendere l'umanità perfetta è solo una giustificazione per giustificare l'egoismo del suo obiettivo. Certo, vi sto rendendo tutti uguali, ma è solo per raggiungere il mio sogno. In nome del mio sogno non mi fermo davanti a nulla. È questo che secondo me rende bello il personaggio di Gendo. Perché Gendo, sì, è egoista, stronzo, un vero pezzo di merda, ma tutto è centrato sul suo sogno. Nel secondo rebuild c'è una discussione fra Gendo e Shinji che parla dei sogni ed è stupendo, perché nel momento in cui Shinji se ne vuole andare dicendo non voglio più salire su un'Eva, Gendo gli dice fa pure, renditi conto però che se non lavori duro, se non lavori per te stesso, nessuno realizzerà i tuoi sogni per te. Tu stesso devi realizzare i tuoi sogni. Ed è proprio questo il punto. Il sogno di Gendo è uno e uno solo. Non è importante tutto il resto. Il figlio, chi se ne frega? Tutto il resto dell'umanità, tanto meno. Gendo aveva abbandonato tutte e due molto tempo fa, quando ha scoperto il modo giusto per poterla salvare. E come mai questa volta appunto sa qual è il modo giusto e sa che non può fallire? Le pergamene del Mar Morto? Secondo me no. A questo giro Gendo ha scoperto qual è il modo giusto per arrivare a un modus operandi superiore, per arrivare subito al suo obiettivo, senza passare per Lilith, senza passare per Adam, senza tener conto degli angeli, arrivare direttamente alla fonte principale di tutto, ovvero Dio, e sorpassarlo grazie alla prima citata coscienza angelica. Gendo, essendo entrato in contatto con tutti gli angeli, effettivamente sa che cosa è successo in teoria prima, questo anche grazie alle pergamene del Mar Morto, ma sa anche che fondersi con Adam e poi cercare di fondersi con Lilith non è un piano funzionante. Deve attivare qualcosa di superiore, deve attivare un another impact, un altro impatto oltre a tutti quelli già esistiti ed esistenti, solo per aprire le porte del Golgotha, entrarci all'interno e arrivare alla fonte principale per realizzare il suo desiderio. Passatemi anche questa volta la comparazione, ma questa volta è una comparazione di tutto rispetto. Esattamente come Griffiths, anche Gendo sta ammassando i cadaveri in nome del suo sogno. Guardate il trono del Muori, è molto bello. Che tra l'altro Gendo alla fine comunque non arriva a realizzare il suo sogno, però ha una rivelazione grazie a Shinji. Capisce che Shinji era ciò che Yui voleva che lui proteggesse. Yui vive dentro Shinji in pratica. Yui ha sempre vissuto in ciò che era Shinji, perché Shinji è l'unione fra lui e Yui, è il frutto del loro amore, è la creazione a cui Yui e Gendo hanno dato vita, hanno dato una forma e l'hanno fatto vivere. Gendo capisce che effettivamente allontanarsi da Shinji per riportare in vita la madre non era la scelta giusta. Che nonostante tutto la moglie non era scomparsa,
era sempre stata lì, vicino a lui, solo che lui era troppo egoista per rendersene conto. Ed è lì, in un ultimo atto di gentilezza, nel momento stesso in cui è Shinji, il figlio che sta per sacrificarsi, madre e padre ritornano, lo salvano e si sacrificano loro al posto suo, cancellando per sempre gli Evangelion e dando la possibilità al figlio di crearsi una vita nuova. Come ho già detto nell'altro video, danno la possibilità a Shinji di creare una nuova vita per gli altri, dato che la prima l'aveva rovinata, e crearsi una nuova vita per lui, insieme a Mari. Signori, anche questa discussione la reputo conclusa. È stato bello poter parlare di Gendo. Effettivamente non ho mai avuto modo di parlare in modo specifico di Gendo, ma questa volta non abbiamo parlato del personaggio in sé, ma della sua azione, del suo punto fisso, di ciò che lui reputava importante. Questa volta non su una spiaggia rossa di sangue, non su un bozzetto che piano piano si sta ricolorando, ma nello spazio infinito, Yui e Gendo cancellano tutto ciò che è stato Evangelion e creano insieme a Shinji una vita nuova. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!